fatta attendere a lungo, ma finalmente anche in Trentino è arrivata la neve fresca e abbondante. In pochi giorni il colpo di coda di questo inverno, finora insolitamente caldo e soleggiato, ha cambiato il volto dei pini brulli, colorandoli di un bianco immacolato. Gli scenari da Cartolina non si contano, da Trento fino a Bolzano. Qui siamo a Malgalozen, nel cuore della Valle del Vanoi. San Martino di Castrozza e Fiera di Primiero sono a pochi chilometri. Abbiamo le Dolomiti, abbiamo il Lago Rai, il complesso di Cima d'Asta, per cui tutto quello che ci circonda è un piccolo paradiso a livello paesaggistico, come rocce, come conformazione montane, boschi, tantissimo verde, di fatto che la Valle del Vanoi prende l'appellativo di cuore verde del Trentino. Nei secoli la valle è stata segnata da profonde trasformazioni economiche. Nel 1500 era un territorio vocato all'attività mineraria, poi ci si è dedicati all'agricoltura e all'allevamento, come in tante altre zone dell'arco alpino. Oggi invece si punta sui servizi e sul turismo. C'è un piccolo ritorno all'agricoltura, a una piccola agricoltura e attività agrituristiche evocate appunto all'offrire, al far conoscere e al presentare il nostro territorio e tutta la nostra storia. Per chi vuole gustare i tanti sapori tipici del territorio e immergersi nella quiete di questi paesaggi, l'appuntamento da non perdere è quello con la Craspa Magna Dolomitica, che si terrà domenica 13 marzo. La partenza di questa passeggiata lunga 8 km, scandita da tappe di degustazione enogastronomica, è fissata per le 9:30 nel centro di Zortea. Tutte le informazioni per iscriversi relative ai pacchetti speciali sono disponibili sul sito sanmartino.com. Si riceve, oltre alla mappa del percorso ovviamente, chi non le possiede, le craspe, le racchette da neve vengono date in noleggio e una tazza. Perché una tazza? Perché si cammina, ci si ferma, ci sono tante tappe dove si possono degustare i nostri prodotti tipici invernali, per cui avremo tantissime zuppe, il brulè, le tisane calde, anche perché siamo ancora in inverno nelle nostre zone, e arriveremo come punto più alto del percorso qui, a Malgalozen, Agritur Malgalozen. Il percorso non è difficilissimo, un po' lungo forse, però con tutte le tappe si mangia, si assiste alla dimostrazione di lavori tipici invernali, tipo la dimostrazione di costruzione delle scandole, che sono le vecchie tabelle di legno dei tetti della nostra architettura tradizionale. Tra i piatti tipici che verranno assaggiati dai partecipanti ci sono insaccati, formaggi e zuppe. I formaggi sono del caseificio di Primiero, e sono, al quale noi siamo associati. Il formaggio più tipico è la tosella, che è proprio della nostra zona, della nostra valle. La tosella viene fatta, si può mangiare anche fresca, però il piatto più buono è fatto col burro, rosolata nel burro e mangiata con la polenta. Un po' di sale che faccia bella crosticina e è l'ideale con la polenta bella calda. Poi c'è il formaggio, il Fontal di Primiero, che è un formaggio abbastanza stagionato, abbastanza dolce. Il formaggio stagionato, che quello è l'ideale da mangiare con la polenta. E poi il Dolomiti. La minestra d'orza è un bel piatto che riscalda. Noi la prepariamo, facciamo rosolare la pancetta con la cipolla, tutte le verdure, quale carota, zucchine, patate. La rosoliamo bene, un po' di sale e pepe. Quando è rosolata ci buttiamo l'acqua e l'orzo, che è messo prima in ammollo, che così sta meno a cuocersi e così. Poi bisogna lasciarla cuocere finché diventa una bella zuppa, bella compatta, bella sostanziosa, ecco. Poi abbiamo il piatto tipico della valle, che è fatto con la polenta, che la nostra si differenzia un attimo perché è fatto ci mettiamo anche la farina di storo, che diventa la polenta un po' più sostanziosa, la Luganega, che è di nostra produzione, la tosella del caseificio, sempre di Primiero, e i funghi, che sono un po' di tre tipi, ecco, di funghi nostrani, locali.
Punta sulla buona tavola anche il nuovo voucher gastronomico pensato per il ristoro dei tanti sciatori che affollano i 60 km di piste del comprensorio San Martino di Castrozza, Passorolle, Primiero, Vanoi. Chiamato Ski and Taste, acquistabile insieme allo Ski Pass alla Cassa degli Impianti, con questo voucher è possibile fare colazione, pranzo e merenda presso rifugi e malghe che si trovano lungo le piste. In questa ski area, che è una delle più apprezzate di tutto il Trentino, l'offerta invernale è davvero variegata. I giovani possono fare snowboard, possono dedicarsi anche al freeride. Noi siamo appunto considerati una delle zone più belle del Trentino per la pratica dello sci fuori pista, naturalmente sempre da praticare nella massima sicurezza. A tal proposito abbiamo un progetto chiamato We Ride Safe, proprio dedicato alla sicurezza nel praticare il fuori pista e garantire così il massimo divertimento. E in particolare la zona è molto vocata anche alle famiglie con bambini. Ci sono campi scuola, il Kinderheim sull'Alpe Tognola, dove i bimbi possono dedicarsi alle attività ricreative in compagnia di simpatici animatori. Abbiamo dei pacchetti molto interessanti rivolti proprio alle famiglie, dal Dolomiti Family Fun ai bambini sceno gratis.